posto giusto dove tutto ha più gusto. Pizzeria e rosticceria Benny. Tantissime specialità per un piccolo spuntino o una buffata in compagnia. Quando la guardo mi fa bene al cuore, se mi sorride. Tutte le pizze della tradizione, insieme a tante novità da comporre anche a tua fantasia. Super offerta, mezzo metro di margherita a soli 5 euro, mezzo metro di pizza farcita a soli 6 euro. Inoltre, buonissimi panuozzi in gusti golosi e abbondanti. Benny e anche polli ruspanti allo spiedo, con patatine a soli 6 euro. Tutte le specialità di friggitoria e rosticceria. Pizzeria Rosticceria Benny, via Don Minzoni 90, Castellammare di Stabia. Consegne a domicilio e prenotazioni allo 081 872 7714. Questa serata rientra all'interno di un cartellone ampio del Circolo Internazionale. Ci siamo resi conto che Castellammare, non avendo l'assessorato alla cultura, rischiava un po' di appiattirsi e per questo motivo abbiamo organizzato diverse serate. Iniziamo con Raffaele Viviani, il grande commediografo stabiese, poi continueremo a marzo con i 150 anni dell'Unità d'Italia, ad aprile avremo i tesori di Castellammare, 25 tesori d'arte stabiese, poi a maggio San Catello, una serata dedicata al santo patrono di Castellammare e infine a giugno una serata dedicata sull'arte negata di Castellammare, a iniziare dall'antiquarium passando per Grotta San Biagio e per altri splendidi conventi, purtroppo chiusi nell'indifferenza comunale. Come avete deciso di organizzare questa serata? Sono serate aperte al pubblico, vengono all'interno di un circolo privato, ma sono aperte al pubblico. L'intento del Circolo Internazionale è di riaccendere riflettori, riaccendere dibattiti sulla cultura, sull'arte di Castellammare, che purtroppo giace quasi in uno stato, se non proprio di completo abbandono, però bisogna darsi da fare. È possibile far rinascere la cultura a Castellammare? E credo di sì, sta a noi intervenire, impegnarci, ognuno deve dare il proprio contributo, si può rinascere. Dobbiamo quindi reagire, non appiattirci, sicuramente possiamo ancora farcela. Abbiamo appena visto un video da lei realizzato in onore dell'artista Raffaele Viviani. Di quali documenti si è servito nel realizzarlo? In effetti della sua opera omnia pubblicata dalla casa editrice Guida, quindi lì c'è tutto il teatro, poi mi sono basato sulle poesie pubblicate sempre da Guida e sulla conoscenza diretta delle sue opere, avendole viste a teatro negli anni 70 con la regia di Roberto De Simone, oppure anche le altre commedie con Nino Taranto e Luisa Conte, e poi una passione, oserei dire smodata, nei confronti del teatro stabiese, Raffaele Viviani ed Annibale Ruccello. Chi sono stati i maggiori interpreti nelle opere di Viviani? Nei diversi decenni, per esempio Nino Taranto, Luisa Conte, però anche Roberto De Simone per quasi 10 anni ha creato regie teatrali delle opere di Viviani con Ernesto Lama, Peppe Barra e altri, oppure anche Mario Scarpetta, che tra l'altro la Dynasty Scarpetta è imparentata con quella di Viviani, quindi un po' il meglio del teatro napoletano, degli attori del teatro napoletano. Come affermato prima, nel 1988, in occasione del centenario della nascita di Raffaele Viviani, doveva essere creata un'associazione in suo onore. Crede ancora che dopo quasi 30 anni di poterla realizzare? Purtroppo no, non credo più nei politici stabiesi, perché in 30 anni chiunque si è avvicendato a Palazzo Farnese poteva realizzare la Fondazione Viviani. È un'occasione che ha perso il comune di Castellammare, però il comune purtroppo l'occasione la fa perdere soprattutto ai cittadini e questo è il vero peccato. Noi cittadini cosa possiamo fare per ricordare artisti come Raffaele Viviani, Luigi Denza e tanti altri? Possibilmente leggerli, documentarsi e comunque creare delle serate all'inizio di un'occasione dei loro compleanni, cioè della loro nascita. Organizzare serate come queste, proiettare dei video, oppure sarebbe bello una mostra con i quadri di Denza Ciro, il fratello di Luigi, oppure suonare
Luigi Denza non solo è stato l'autore di Funiculì, Funicolà, ma in realtà è stato un grande compositore di romanze e tra l'altro è stato il direttore della Royal Academy of London ed è morto lì e sepolto lì. E tra l'altro c'è anche un altro stabiese, Esposito, Michele Esposito, che è stato il direttore dell'orchestra di Dublino, quindi in Irlanda. In effetti questi grandi musicisti e compositori stabiesi hanno fatto fortuna soprattutto all'estero.